Sant'Antonio Casalini non si ferma. Nella piccola frazione di Bella i cittadini continuano la protesta per scongiurare la chiusura dell'ufficio postale. Così procede a passo sostenuto la raccolta delle tessere elettorali promossa dal comitato cittadino della piccola frazione. Le urne, allestite nei vari punti di raccolta, si stanno pian piano riempiendo. Sono circa 400 i certificati elettorali fino ad ora raccolti. I bellesi non mollano dunque e in occasione della prossima tornata elettorale si stanno attivando per l'installazione di un gazebo in prossimità dell'ufficio elettorale, al fine di illustrare il tema della protesta. Se la protesta non dovesse andare in porto, hanno fatto già sapere, si attiveranno per avere uno sportello bancario, solo così si potrebbe ovviare alla mancanza di un ufficio postale. Per ora i cittadini di Sant'Antonio Casalini non hanno alcuna intenzione di fermarsi e annunciano che lo faranno soltanto nel caso si delineassero spiragli di luce.